l'infermiera Olivia, la cassiera Rosa Maria, il musicista Enrico, la poetessa Maria Teresa, tanti personaggi, tante storie, tante le vittime del Covid, tanti gli eroi che si intersecano in queste sette facciate, queste sette finestre sulla caserma di Pesaro, di fronte all'ospedale di Pesaro, il teatro principale, triste, drammatico di questa pandemia che resterà per sempre indelebile. Ora diventa indelebile anche nel senso più tangibile del termine, con l'opera di Cubo Liquido, alias Antonio Cammarano, artista che il comune di Pesaro ha contattato per realizzare questa opera in memoria delle vittime e degli eroi del Covid, che oggi qui in Via della Liberazione è stata svelata e consegnata alla città di Pesaro. È stato molto difficile, io di solito sono un artista di strada, dipingo per divertirmi e divertire, e in questa occasione è stato totalmente il contrario. Sulle prime ho fatto fatica a dire di sì, poi ho detto ok, mi prendo questa responsabilità perché ho vissuto anch'io in prima persona, come tutti noi, parte di questo drammatico ricordo che tuttora stiamo vivendo, e dare memoria penso sia importante. Mi sono sfidato in qualcosa che con i tempi a disposizione è andato oltre quello che di solito faccio, quindi ho inserito tantissime figure, ho fatto fatica a non mettere alcune figure molto importanti che mancano in qui all'interno. Praticamente la cosa più difficile è stata proprio cercare di mettere tutti. Le associazioni di volontariato, tutte le persone che hanno operato in silenzio, quelli che avevano il diritto di, come dire, urlare e non l'hanno fatto, sono in tanti. I bambini, tanti bambini, ce n'è solo uno, ma sarebbero stati molto di più, che hanno comunque sofferto in silenzio, e ho provato a mettere, come dire, i commercianti, gli operatori dello spettacolo, i braccianti, senza di loro non ci sarebbe stata la fornitura nei nostri supermercati. È stata effettivamente una bella sorpresa da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro e del sindaco Ricci, che ringrazio infinitamente di questa cosa, perché quando ha visto che aveva così voluto rappresentare quel momento della piena emergenza l'anno scorso a marzo, e ha captato il fatto che io, un po' definita infermiera poetessa, avevo questa possibilità di dare anche questo sentimento, insomma, oltre, come dico sempre, alla cura del corpo, anche la cura dell'anima. E questo per me è stato significativo, perché io attraverso me mi faccio portavoce, insomma, di tutti i sanitari che hanno poi lavorato egregiamente e instancabilmente per curare ognuno di noi. Ecco, tutto qua. È un'opera che ricorda le tante vittime, il dolore tremendo di questi 15 mesi, in particolar modo della prima fase del Covid, che ha visto Pesaro purtroppo tra le città più colpite d'Italia, ed è anche un segno di riconoscimento, di riconoscenza nei confronti di coloro che ci hanno protetto: i medici, gli infermieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, tutti coloro che si sono adoperati in questo anno così difficile. È molto bella la collocazione proprio di fronte all'ospedale, è molto bella anche la collaborazione con il Ministero della Difesa, e quindi siamo molto contenti e ringraziamo Antonio, l'artista, che ha fatto un lavoro davvero in pochissimi giorni, però crediamo che possa essere apprezzato da tanti pesaresi che a migliaia passano ogni giorno davanti a questo luogo.